e bentornate sul canale. In questo video parliamo di Pandora. Mia sorella vi ha già fatto un video poco tempo fa delle sue cose Pandora: il bracciale, i charms che aveva scelto, gli anelli, gli orecchini, e quindi ho deciso di farlo anche io, facendovi vedere le cose che io ho scelto. È un video che, devo dire la verità, avete apprezzato in molti e ci avete fatto anche tante domande su magari le cose che vi consigliavamo, che avevamo scelto. E in generale anche a me, come Pandora lover, fa tanto piacere andare a sbirciare le cose che hanno gli altri, perché trovo Pandora un marchio estremamente carino e proprio pensato. Perché io quando ero piccola ho sempre sognato un bracciale che potessi personalizzare, cioè volevo un bracciale a cui potevo aggiungere dei ciondoli che sceglievo io, e quindi questo con Pandora è avvenuto. Sono stata felicissima di poter personalizzare il bracciale in base alla mia persona. Infatti tutti i charms che ho scelto o che mi hanno regalato rappresentano qualcosa che vi farò vedere. In generale mi piace molto come brand, il loro design molto carino, essenziale però comunque femminile, e davvero non c'è una cosa che non mi piaccia. Mi piacciono comunque gli orecchini, le collane, gli anelli e poi soprattutto il bracciale. Sono curiosissima, quando vedo le persone che lo indossano, di andare a sbirciare i charms degli altri. È proprio come se fosse una mania. Appena vedo qualcuno con un bracciale Pandora vado vicino e fammi vedere che cos'hai, fammi vedere i charms, per vedere se posso prendere spunto, quelli magari nuovi o come le persone hanno composto il loro bracciale diversamente da me. E quindi niente, vi vado a mostrare appunto le cose Pandora che ho raccolto qui in questo portagioia, che è lo Stacker. Io e mia sorella l'abbiamo, lei azzurro e io rosa. È un portagioielli, una marca americana, che abbiamo visto molto molto spesso su Instagram, ci era piaciuto tantissimo e abbiamo deciso di comprarlo. Componibile, cioè potete scegliere di costruirlo in base alle vostre esigenze, diversi inserti, e questo si trova su Amazon. Bando alle chiacchiere, vi faccio vedere il mio bracciale Pandora. Vediamo i ciondoli uno ad uno. Allora, io ho scelto il bracciale con la chiusura a cuore, che è la mia preferita, quindi quella Pandora con il cuore, simbolo Pandora, e dall'altro la scritta. Poi ho messo la catenella di sicurezza, perché come sapete, quando abbiamo tanti ciondoli, per assicurarci di non perdere il nostro bracciale va sempre messa una catenina di sicurezza. Io ho scelto questa qui, sempre con i cuori d'argento. Poi come ciondoli vediamo, ho preso il ciondolo del topolino nella tazza, molto molto carino. Io adoro il tè, quindi volevo comunque qualcosa che mi ricordasse questa mia passione. Bevo tè veramente in quantità industriali, quindi questo topolino nella tazza mi ricorda tanto la cerimonia del tè di Alice nel Paese delle Meraviglie, un buon non compleanno, che c'è il topolino nella tazza con la corona e il biscottino che dice Be Mine, e quindi niente, mi ricorda quella canzoncina, un buon non compleanno a me, a te, a me, a te. E quindi niente, da amante delle favole, ho lavorato a Disneyland, quindi adoro il mondo Disney, non potevo non prendere questo charm che è molto molto carino. Poi come murrina, devo dire non sono una grande amante delle murrine, perché mi piacciono quelle decorate, e quando è uscita questa un annetto fa sono stata felicissima. Si chiama Giardino Incantato ed è una murrina, non è multisfaccettata come quelle Pandora, ma all'interno ha tutti i fiori, come potete vedere in 3D, con vari brillantini. Poi, poiché adoro i cupcake e in generale i dolci di origine americana, ho ovviamente comprato, o mi hanno regalato, adesso non ricordo quale ho comprato, quale mi hanno regalato, il cupcake bellissimo con la punta d'oro. Poi ho un distanziatore, questo qui con il brillantino bianco, e poi ho comprato questo qui, un open work opalescente, che ha quindi questa pietra opale bianca con i riflessi rosa dorati, ha i brillantini incastonati lungo tutto il cerchio e poi ai lati tutti questi cuoricini intarsiati. Poi, poiché sono una makeup artist, mi piace dipingere, mi piacciono tutte le discipline, le cose artistiche, non poteva mancare la tavolozza dell'artista, e quindi c'è la tavolozza con tutti i colori e il pennello, e questo è un pendente, non è un charm. Poi sapete che per quando fate un Pandora ci sono due punti al centro in cui vanno messe delle clip, quindi dei charm che vanno a bloccare i ciondoli, non li fanno cadere. Io come clip ho messo questa qui a cuore rosa e poi un'altra, questa qui con il fiore di Swarovski bianco. Al centro del bracciale, la parte principale è composta da il castello fatato, quindi come vi dicevo, sempre amante delle favole, mi piacciono molto tutti questi charm a tema favole. Il castello bellissimo che al di sotto ha la corona d'oro con un brillantino rosa,
e poi ha la porta d'ingresso frontale e dietro, quindi molto molto ben fatti nei minimi particolari. Poi sempre in tema favole ho preso la carrozza bellissima che ha al di sopra la corona d'oro con la perla di fiume e dentro vedete c'è proprio Cenerentola che si vede, questa cosa mi piace tantissimo, anche questa bellissima nei minimi particolari, curata. Poi ho preso per dare un po' di luce questo charm pieno di brillantini viola e rosa. Poi mi piaceva tanto l'orsetto e so che mi hanno detto che si regala per le nascite, però non mi interessava, mi piacevano molto gli orsi, anche perché io ho una piccola collezione di teddy bear di orsi, mi piacciono molto gli orsetti di peluche, mi fanno ricordare le case inglesi in stile country, dove appunto non possono mancare gli orsetti sui divani, infatti anche di là ne abbiamo tantissimi che ho comprato io, mi hanno regalato, quindi l'orsetto con il fiocco rosa. Poi c'è il clip che vi ho già fatto vedere. Poi ho messo il fiocco che mi piace tantissimo perché è un charm molto grande, molto molto curato e non costa neanche tanto, credo sui 30 euro. Poi la primula colorata perché mi piacciono tanto i fiori e questa appunto è nei toni del lilla e del rosa. E per finire la casetta che ho comprato, è stato l'ultimo charm che ho comprato ed è carinissima perché è curata, ragazzi, nei minimi dettagli, c'è il tetto tutto intarsiato, poi c'è la porta d'ingresso con il cuore, le finestrine e i fiori e dietro, adesso la giro un attimo, c'è il galletto sopra con i fiorellini e le due finestre e sotto c'è scritto Home Sweet Home. C'è inciso Home Sweet Home, mi piace tantissimo perché proprio, non so, rispecchia tanto il fatto che io adoro stare a casa, mi piace la mia casa, adoro la mia famiglia e quindi proprio il focolare domestico non potevo non comprarla. Questo era il mio bracciale Pandora e adesso vi faccio vedere le altre cose che ho io, che sono principalmente anelli. Non ho ancora comprato orecchini, anche se mi piacciono molto, infatti ecco, questi sono tutti i miei anelli Pandora per il momento. Ho questo qui bellissimo che mi hanno regalato mia sorella e il ragazzo qualche Natale di anno fa, adesso è uscito fuori produzione, non lo fanno più, ma bellissimo, con una pietra di ametista e ci sono tutti i zirconcini incisi sulla circonferenza. Poi questo è stato il mio primo anello Pandora che ho comprato quando lavoravo a Londra e mi piace tantissimo, sono tutti cuoricini uniti, è proprio una fascetta fatta di cuoricini. È bello anche componibile, io infatti spesso metto questi due insieme, li intercambio a seconda di come sono vestita, di quanti anelli posso mettere. Invece questo qui, la fascetta con il cuore piccolo, lo fanno sia bianco che rosso e anche più grande, uguale con il cuore gigante. Me l'hanno regalato i miei colleghi di Londra da MAC quando ho lasciato il lavoro, carinissimi, me lo ricorderò per sempre come ricordo. E poi questo qui in realtà non è Pandora, l'ho preso perché è molto simile all'anello di Pandora, però mi piaceva perché quello di Pandora è uguale ma ha i brillantini lungo tutto il cuore, invece questo mi piaceva perché era più semplice. E quindi niente, questi sono i miei gioielli Pandora. Questo conclude il mio video haul di gioielli Pandora, spero che il video vi sia piaciuto per prendere qualche spunto qui e lì di charms, soprattutto di cose che vi piacciono, magari se comprerò altre cose vi farò altri video aggiornati. E se il video vi è piaciuto, vi è stato utile, datemi un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto e seguiteci sugli altri social che trovate tra un momento alla fine del video. Vi mando un grosso bacio e come sempre ci vediamo al prossimo video, ciao!